Introdussero l'uso dei cavalli e svilupparono l'arte della costruzione dei carri da combattimento. La scuola aveva lo scopo di preparare nelle arti equestri i quadri dei corpi di cavalleria e fornire agli ufficiali di ogni arma e dalle persone addette alla corte i mezzi per esercitarsi nell'utile maneggio del cavallo. Continuiamo la visita al primo piano, dove ci accolgono le gallerie degli stemmi e quella del cavallo d'arme e sportivo. Il viaggio nella storia dell'arma continua nelle immagini e ci illustra attraverso le sontuose divise, gli elmi, i copricapi ed i fregi, la gloriosa ed aristocratica evoluzione dell'arma nel mondo. Entriamo dunque nella sala dedicata ai cavalieri italiani e al capitano Caprilli. Il capitano Caprilli rivoluziona la tecnica, spostando il peso del cavaliere in avanti. Pur dopo le difficoltà iniziali, i risultati dell'innovativa metodologia appaiono soddisfacenti sia nel settore addestrativo militare sia in quello sportivo. L'interesse suscitato in Italia e dall'estero dal nuovo rivoluzionario metodo è enorme ed in breve tempo la scuola diviene famosa in tutto il mondo. Il periodo a cavallo tra i due secoli si può ben dire il momento aureo del rinnovamento della scuola di cavalleria e Pinerolo diviene prestigioso centro di attività equestri. La sala adiacente è quella dedicata alle coppe e ai trofei in cui sono custodite alcune delle uniformi più antiche e preziose di cui è in possesso il museo. Proseguiamo ed entriamo nella sala di Zanon di Valgiurata e nell'Attigua. Le più famose cariche dell'Ottocento furono in effetti più spesso degli eroici suicidi che delle articolate azioni militari, come quella famosissima dei 600 cavalieri britannici a Balaclava in Russia durante la guerra di Crimea nel 1854. Saliamo ora al secondo piano, dove nel vestibolo ci accolgono gli stemmi dell'arma e della scuola. Varchiamo la porta ed arriviamo nella sala coloniale, dove un ventaglio di gagliardetti ci riconduce al periodo dell'Impero d'Italia agli inizi del secolo. La cavalleria è totalmente equipaggiata con carri armati e con veicoli cingolati e corazzati per il trasporto della truppa e il combattimento. Al piano terreno possiamo vederne alcuni e proseguire il nostro viaggio. Tutta un'ala del piano terreno è adibita ad ospitare il Museo delle Carrozze e la Mascalcia. Qui troviamo un'affascinante collezione che nella stessa cura della ricostruzione dei diorami e nella metodologia espositiva ci fa rivivere i tempi in cui, al rumore degli scappamenti, si sostituiva il battere degli zoccoli ed il nitrito dei cavalli che trainavano landò, carrozze e diligenze.